scuola, non ci trasformiamo tra virgolette in politici professionisti. Io lo so come funziona qua, certi politici vengono a chiedere il voto, e che vi dicono se mi voti ti do qualcosa, io non vi dirò mai sta roba qua. Vi parlerò di programmi e di idee, poi magari spariscono per 5 anni e ricompaiono a 5 giorni, a 2 settimane, un mese dalle elezioni. Poi magari qua spariscono tutti quanti, ci fanno una rotatoria lì, oppure ci sistemano un pezzo di strada di là. Questa è una repubblica che un tempo è fondata sul lavoro, oggi è fondata sull'asfalto elettorale, sulle rotatorie costruite una settimana prima del voto da un politico che poi sparisce successivamente. Perché? Non perché siano cattivi, è la loro natura. Nel momento in cui loro pensano io qua dentro ci posso stare tutta la mia vita, e questo del politico, del parlamentare, non è la mia missione per risolvere assieme ai cittadini un problema, ma il mio posto di lavoro, io cercherò di far di tutto pur di non essere licenziato, quindi di mantenere quel posto di lavoro. Eppure umano, vi dico, arrivo pure a comprenderlo umanamente, ma faccio parte di una forza politica che ha come regola quella dei 2 mandati e poi a casa, perché nel momento in cui io so che dentro quel palazzo a Montecitorio oppure in Regione Sicilia non ci posso stare tutta la vita, vi posso fare esempi, Franceschini, Ele Pinocchiaro, Napolitano che è entrato in Parlamento nel 1953, era l'anno della morte di Stalin, sono 65 anni che lo paghiamo, nel momento in cui fermi, io penso, io qua ci posso stare tutta la vita, cercherò di non perdere mai il posto di lavoro. E per non perderlo scenderò a compromessi, ma non soltanto col signorotto locale, col potente locale, pure con la mia coscienza. Andrò contro i miei ideali, cambierò partito, sarò trasformista, cercherò il voto di scambio e di gestire, di controllare un voto clientelare, passerò da destra a sinistra come se niente fosse. Oggi il Partito Democratico candida a Bologna Casini, cioè una roba incredibile. Ma è nella natura del politico professionista. Io non credo nella politica professionista, o meglio, credo nella politica che per me è un dovere farla tutta la vita, ma dentro i palazzi ci devi stare un tempo limitato della tua vita, anche perché nel momento in cui tu sai che non ci puoi stare tutta la vita, ma tornerai nel mondo reale, che sta a Piazza Corleone, stamattina stava a Messina, ieri stava a Locri, domani vado in Campania, tu farai di tutto per migliorare il mondo reale, proprio perché sei costretto a farvi ritorno. Questa è la logica del movimento, che mi fa credere che saremo capaci di risolvere alcuni problemi. Sarà facile? No, noi la bacchetta magica non ce l'abbiamo. È il destino del 5 Stelle amministrare o vincere in realtà in macerie. Abbiamo vinto a Roma, dove gli esperti ce l'hanno lasciata con 15 miliardi di euro di debiti, e ve lo dico, magari voi avete sentito i telegiornali, tutti controllati da partiti politici, vedete pure il trattamento che viene riservato magari a me se vado in TV rispetto a Renzi, l'avete visto ieri, c'era Renzi con Scalfari lì, poteva dire quella, ci vado io, domande, ma io non mi lamento delle domande serrate, che mi interrompono i 3 secondi, che mandano la pubblicità appena sto dicendo la cosa, non mi lamento. Mi piacerebbe che questo trattamento fosse utilizzato anche con gli altri, invece lo vedete com'è sto sistema mediatico, arriva Renzi, danno il microfono e se ne vanno, tu c'hai pure la TV spenta, alle volte si accende da sole e compare Renzi, io lo so, che, lo so. Quell'altro, è inutile ragazzi, è inutile, lo nominiamo quell'altro l'hanno tolto dal cielo, l'hanno messo lo studio di Vespa, crede ancora all'estate del 94, parla dei contratti in italiano, l'altro giorno ha detto 1.000 lire per tutti, perché fondamentalmente crede ancora che ci siano le lire, non c'è ma neanche va, io neanche lo domino più, ma che il nemico nostro è Berlusconi, Renzi, oh! La verità è che come popolo abbiamo subito, abbiamo detto troppe volte signor sì, abbiamo abbassato la testa, ci siamo fatti fregare da certi soggetti che sono tenuti in vita dal sistema mediatico, io li ho frequentati questi 5 anni, ma non è che valgono così tanto, però li invitano nelle trasmissioni, dicono 2 cose, il comunicato stampa e va sul giornale, magari il giornale che è controllato dal partito politico, ma perché ci fanno la guerra noi del 5 Stelle? Ma perché secondo voi? Perché vogliamo togliergli qualsiasi forma di finanziamento ai giornali? Se vogliono campare vendono, altrimenti cambiano mestiere. Hanno paura. E guardate che è questo, l'esempio è Roma. Virginia Raggi la massacrano mediaticamente per una ragione. Perché gli ha detto no alle Olimpiadi di Caltagirone, Maragò e Montezemolo, le Olimpiadi del Mattone, che sarebbero costati denari pure qua a tutti voi abitanti di Corleone quelle Olimpiadi. E dato che Caltagirone è proprietario del Messaggero, del Mattino di Napoli, del Gazzettino di Venezia, è uno che aveva interessi in certi terreni dove dovevano sorgere le strutture olimpiche, gli abbiamo detto no alle Olimpiadi e si vendicano mediaticamente. E questa
vista la logica, no? È abbastanza chiaro, come è chiaro come funziona il sistema, no? Oggi il politico, quello che si deve fare eleggere, va dal signorotto locale, va da lì e gli dice: oh, dammi i voti oppure dammi un finanziamento, e poi gli restituisce il favore tramite o l'approvazione di leggi, diciamo, a vantaggio del finanziatore, o la non approvazione di leggi a svantaggio del finanziatore ma a vantaggio di tutti.